Vale, adesso ci guardiamo insieme la rubrica curato dall'amico Raffaele Gianzante, che la scorsa settimana è stato proprio qui a farci compagnia. Di che parliamo? Sì, ci spostiamo a Pescara perché il nostro Raffaele Gianzante ha seguito 2 giorni del centro di psicologia clinica appunto di Pescara dedicata al disturbo borderline di personalità. Il Centro di Psicologia Clinica ha organizzato questo incontro di workshop sul tema dell'intervento sui disturbi borderline di personalità. Un intervento tenuto dal professor Maffei, Cesare Maffei, ordinario di clinica, il quale ha descritto dettagliatamente quali sono gli interventi che possono essere fatti per questa problematica. Siamo però anche dell'idea che bisogna intervenire precocemente, prevenendo quei fattori che possono determinare questa patologia, e quando arriva in maniera declamata e l'esordio diventa difficile come trattamento, e quindi occorre un approccio molto specialistico come quello della DBT, Dialectical Behavioral Therapy, di cui è responsabile in Italia il professor Cesare Maffei. Cosa fare nella prevenzione? Diciamo che il focus dell'intervento deve essere centrato prevalentemente nel rapporto col genitore, con l'ambiente anche scolastico, e quindi anche gli enti che si occupano dell'educazione dei giovani devono essere molto attenti a alcune problematiche. Questa della difficoltà di comunicazione nel rapporto con i genitori può essere un fattore determinante, così come nell'ambiente educativo, scolastico, bisognerebbe intervenire per favorire un maggior controllo sull'emozione. Il controllo della pressione emozionale ha dei fattori molto penalizzanti nella nostra società, come la dipendenza da internet, le dipendenze in vario modo comunque contribuiscono allo sviluppo di questa patologia, la mancanza di regole, la mancanza di valori, soprattutto di un apporto educativo significativo, che è quello appunto che viene in questo momento a mancare, soprattutto nel mondo della scuola, e che richiede interventi radicali e importanti per evitare questo deragliamento che occupa soprattutto le fasce adolescenziali. Noi come scuola abbiamo fatto già alcune proposte di intervento, soprattutto nelle scuole liceali, perché c'è un problema di gestione, di violenza anche da parte, dei giovani che e gli insegnanti hanno difficoltà a gestire. Questi comportamenti devono essere attentamente valutati, perché bisogna intervenire proprio su un'educazione emotiva, e un controllo dei comportamenti, un'adesione maggiore a quelli che sono i valori dell'esistenza. Chi ha partecipato a questi 2 giorni? Hanno partecipato operatori della salute mentale provenienti da Teramo e da altre zone dell'Abruzzo, e poi gli allievi della nostra scuola del terzo anno che hanno aggiunto questa formazione specifica e trattando il problema della psicoterapia dei disturbi di personalità borderline. Per cominciare, cosa vuol dire borderline? Borderline è un termine molto vecchio che nasce circa negli anni 30-40 del secolo scorso negli Stati Uniti e che sta a indicare qualcosa che oggi è molto diverso da come lo si intendeva allora, perché fondamentalmente voleva dire essere al confine tra due tipi di patologia, cioè le nevrosi e le psicosi, e c'è stata un'evoluzione molto importante nel concetto che però purtroppo ha mantenuto quel termine, perché in realtà borderline vorrebbe dire stare a metà, ma in realtà i borderline non stanno a metà di un bel niente, perché hanno il disturbo borderline che ha delle caratteristiche specifiche. Sono queste caratteristiche fondamentali. Allora, caratteristiche fondamentali di una situazione di un disturbo borderline grave, perché in realtà non è che noi abbiamo diverse tipologie di pazienti borderline,
abbiamo diversi livelli di gravità. Quello di cui soprattutto ci si occupa e su cui stiamo ottenendo risultati molto importanti sono i pazienti di livello più grave, che sono quelli che hanno una grave disregolazione comportamentale, tendenzialmente legata a comportamenti autolesivi, suicidari o comportamenti tipo uso di sostanze, alcol, abbuffati alimentari, promiscuità sessuale, guida pericolosa, gioco d'azzardo, eccetera, il cui fondamento è una disregolazione emozionale. Cioè questi pazienti sono molto attivati emotivamente e non hanno acquisito nel corso della loro vita la capacità di regolare le loro emozioni. Come faccio io a capire di poter essere borderline se mi capitasse? Allora, io correggerei il concetto di essere borderline, perché nessuno è borderline, ma semmai ha un disturbo borderline, perché il rischio è che i pazienti borderline siano convinti di essere borderline perché qualcun altro ha cominciato a criticare il loro modo di essere, dicendo che sono sbagliati, che sono problematici, eccetera, eccetera. Quindi il problema semmai è diventare consapevoli di avere un disturbo che tendenzialmente è molto legato alle cose che dicevo prima, cioè alta attivazione emozionale, abbastanza cronica e stabile, anche in situazioni in cui tendenzialmente non è del tutto giustificata da quello che accade, e grande difficoltà a regolare il comportamento rispetto a abbassare le emozioni in maniera che sia, diciamo, funzionale alla situazione e non in maniera tale da mettere in atto comportamenti di cui, se volete, il classico è tagliarsi, dove il tagliarsi ha la funzione di abbassare l'attivazione emozionale. Questo capita spesso oggi, se ne ha notizia di questo? Assolutamente no. Allora, i disturbi di personalità in genere riguardano circa il 10-12% della popolazione generale. Il disturbo borderline, ci sono valutazioni epidemiologiche variabili, ma siamo intorno al 3% circa della popolazione generale. Comunque è un disturbo, non una malattia. Le malattie sono quelle in cui noi abbiamo la certezza di un substrato biologico preciso. La polmonite è una malattia. I sistemi di classificazione delle problematiche, chiamiamolo così, psicologiche o psicopatologiche oggi preferiscono parlare di disturbi, perché in realtà noi non abbiamo sufficienti prove di quello che è il ruolo del substrato biologico. Una malattia diventa una malattia quando hai chiaro qual è la disfunzionalità biologica. Noi sappiamo che ci sono degli elementi di problematicità anche a livello biologico, però mettere in rapporto causa effetto, esattamente come dire che tu hai certe cellule e quindi hai un tumore, non è così. Il rapporto tra il borderline e le emozioni, i sentimenti, per esempio la rabbia, l'amore, l'amicizia, quali allora, sono? Allora, si usa dire che i pazienti col disturbo borderline sono molto inclini a provare rabbia. Tendenzialmente non sono persone aggressive, semmai sono autoaggressive. La rabbia però è praticamente sempre un'emozione secondaria rispetto a un'altra emozione che viene tollerata male. Cosa intendo dire? Che chiunque di noi, quando prova un'emozione che tollera male, ad esempio la tristezza, la paura, eccetera, la rabbia è una risposta difensiva. Quando ci si arrabbia ci si sente più forti. Quindi
I pazienti borderline non vanno visti come pazienti pericolosi, come pazienti aggressivi. Quelli pericolosi e aggressivi si chiamano antisociali, che è un'altra categoria di soggetti che si avvicinano molto a essere delinquenti. I pazienti borderline la rabbia la scaricano soprattutto su di sé, così come scaricano su di sé molte altre emozioni. Amicizia e amore? Amicizia e amore sono spessissimo qualche cosa che non riescono ad avere proprio per la disregolazione emozionale. Ma perché possono essere attrattivi per l'amicizia, per l'amore, per assolutamente come sì. Personaggi? Assolutamente, perché sono molto coinvolgenti dal punto di vista emozionale. Teniamo presente, questo è un argomento molto delicato, che noi sappiamo che a livello mondiale l'80% dei pazienti con disturbo borderline di personalità in terapia sono di genere femminile. E questo potrebbe indurci a porre la domanda, ma è vero che la prevalenza è maggiormente femminile che maschile, o tendenzialmente le femmine vanno a farsi curare di più dei maschi? Che le femmine sempre vanno a farsi curare più dei maschi, questo lo sappiamo. Vale per tutte le malattie. Vale per tutte le malattie, no? Comprese quelle fisiche. La questione della prevalenza nella popolazione generale, diciamo che è controversa, però potremmo dire che la tipologia classica del disturbo borderline è più femminile, perché nei maschi prevale la tendenza di più verso l'antisocialità. Cioè, intendo dire, dove troviamo i pazienti borderline maschi? Soprattutto in situazioni non cliniche, ma in situazioni legali. Perché il paziente borderline maschio tende ad esempio a essere un abusatore di sostanze, perché tende a regolare le emozioni più usando le sostanze che facendosi del male, e usando le sostanze è a rischio di andare poi a mettersi nei guai con la legge, eccetera, eccetera, essendo anche una persona, diciamo, meno incline a farsi curare, essendo, diciamo, più incline invece a cercare di eliminare la sofferenza emozionale con l'uso di sostanze. Invece le femmine provano dolore, perché tagliarsi, bruciarsi e tutte le altre manovre autolesive, suicidarsi, sono qualche cosa che dice che tu il dolore lo provi profondamente e a un certo punto non lo tolleri più, e allora fai le cose che ho appena descritto. Non è una malattia, ma si può guarire. Se il termine è adattabile. Allora, oggi noi abbiamo delle terapie particolarmente efficaci. La terapia di cui mi occupo io, che è la più diffusa al mondo, che si chiama DBT, che in inglese è Dialectical Behavior Therapy, ovvero terapia dialettico comportamentale, che è una terapia basata sull'evidenza scientifica, che vuol dire che non sono solo teorie psicologiche, ma ci sono dati di ricerca quantitativa, empirici, che ne dimostrano l'efficacia. Sicuramente che questi tipi di pazienti possano essere curati, questo assolutamente sì. Il concetto del guarire è un concetto delicato. Perché è un tipo di sindrome, diciamo, con cui bisogna convivere. No, no, perché, ripeto, questo è un argomento molto delicato. Tutto quello che riguarda il problema del rapporto tra la disregolazione delle emozioni e la disregolazione del comportamento si può farlo sparire in maniera radicale, molto efficace. E ripeto, ci sono delle prove scientifiche di evidenza. Che si riesca davvero fino in fondo a riuscire a dare a questi pazienti la capacità di provare una soddisfazione della propria vita, come l'ha provata chi non ha sofferto del disturbo borderline, e quindi rimanga un senso di incompletezza, soprattutto,
anche alla luce dell'avere mancato a causa del disturbo borderline molte tappe della loro vita, perché moltissimi per esempio, che cosa non finire gli studi, non essere riusciti ad avere figli, non essere riusciti ad avere relazioni affettive stabili, avere usato sostanze, aver usato alcol, avere cominciato ad avere malattie come il diabete, l'ipertensione, malattie cardiovascolari, eccetera, eccetera, perché questo stile di vita, soprattutto sull'uso di sostanze, anche sul disturbo alimentare, eccetera, eccetera, poi hanno anche delle conseguenze fisiche. Per cui tendenzialmente c'è il rischio che poi ci siano delle cose che sono mancate. Non è una malattia, a volte le malattie sono anche ereditarie, ma i genitori, la famiglia, può incidere nella creazione di questa sindrome? Ciò su cui noi abbiamo delle prove scientifiche è che da un lato ci vuole una componente di vulnerabilità biologica. Cosa vuol dire? Che abbiamo proprio come caratteristica dell'individuo, che può avere anche una sua componente genetica, ma non necessariamente, una tendenza a quello che dicevo prima, cioè una grande sensibilità dal punto di vista emozionale. Sensibilità vuol dire che mi basta poco per provare delle emozioni e anche di provarle in maniera intensa. Però la vulnerabilità non è una patologia, diventa un problema quando è accompagnata da quello che si chiama invalidazione ambientale. Cosa vuol dire l'invalidazione ambientale? Che riguarda spesso le famiglie, ma non solo, che è che la persona, per come è fatta, non viene compresa nella, diciamo, natura che ha, ma viene criticata, viene banalizzata, viene punita, esattamente come se noi avessimo un bambino che è molto ansioso, che tende a essere in difficoltà con gli altri bambini perché si sente socialmente incompetente e la mamma o il papà gli dicono: ma sei proprio stupido, no? Ma sei un impiastro, sei un piantagrane, guarda tutti gli altri bambini che sono contenti, stanno tutti insieme, invece tu sei un musone che te ne stai sempre per i fatti tuoi. Man mano la incapacità di regolare le emozioni si sviluppa, ci sono anche bambini iperattivi, quelli che ad esempio soffrono della ADHD, il disturbo dell'attenzione con iperattività, di cui oggi si parla molto, una volta era il bambino ipercinetico. Sicuramente il bambino ipercinetico corre il rischio di essere criticato dagli altri, perché è un bambino che dà fastidio, è un bambino impulsivo e quindi la critica, cioè l'invalidazione, non fa altro che aumentare la vulnerabilità, l'impulsività, la reattività, l'irritabilità, eccetera, eccetera. Il problema è che si generano dei circoli viziosi tra il soggetto e l'ambiente, per cui il soggetto diventa sempre più disregolato e l'ambiente diventa sempre più critico, invalidante, punitivo. Quindi attenzione, perché quando abbiamo davanti un soggetto che soffre di disturbo borderline di personalità, dobbiamo sempre tenere d'occhio anche l'ambiente. Perché l'ambiente, questo non vuol dire colpevolizzare i genitori, perché spesso e volentieri i genitori non sanno che fare di fronte a un bambino o una bambina che non si aspettavano che fosse così vulnerabile emotivamente. I genitori spesso e volentieri, ahimè, si rivolgono a qualcuno quando ormai la cosa è andata avanti, ovvero, perché qui sarebbe un discorso molto lungo, andare a vedere le storie, se uno chiede: ma tu quando è che hai cominciato a non star bene? La risposta è quasi sempre da bambino o da bambina. Però la questione è: magari mi hanno portato dallo psicologo che mi ha detto col tempo passerà, non si preoccupi, è solo una fase transitoria, eccetera, eccetera. E man mano c'è il rischio che durante l'adolescenza comincino i comportamenti disfunzionali. Siccome oggi
un certo quale livello di autolesività negli adolescenti è abbastanza diffuso, un certo quale livello di disregolazione del comportamento alimentare è abbastanza diffuso, eccetera, eccetera. Bisogna distinguere tra qualche cosa che può essere una fase transitoria oppure qualche cosa che sta andando avanti, e di solito ce ne si accorge tardi. Teniamo presente che il suicidio è la seconda causa di morte negli adolescenti, dopo gli incidenti. L'ultima domanda. Borderline e bipolarismo non sono hanno... Sono due cose diverse. Allora, questo è un altro argomento complicato, no? Perché il disturbo bipolare è un disturbo dell'umore con l'alternanza, non sempre conseguenziale, di fasi depressive e di fasi di euforia patologica, dove però nel disturbo bipolare conclamato o la depressione o l'euforia patologica, che si chiama mania, che non c'entra niente con le manie del linguaggio comune, durano a lungo, quindi settimane o anche mesi. Nel disturbo borderline sono prevalenti delle fluttuazioni del tono dell'umore, tendenzialmente di breve durata. Attenzione, perché ci sono soggetti che ce li hanno tutte e due. Quindi nulla vieta che uno possa sviluppare un disturbo borderline di personalità, un disturbo bipolare. In questo caso diventano casi estremamente complessi, perché non vanno confusi, perché il disturbo borderline lo si cura con delle terapie specifiche, psicoterapie complesse su base scientifica, come quella alla DBT che ho nominato prima, dove gli psicofarmaci possono essere coadiuvanti, no? Ma non risolvono certo il problema. Nel disturbo bipolare il trattamento farmacologico è fondamentale. Quindi pensare di curare un bipolare soltanto con la psicoterapia con il rischio di essere un filo pericoloso. Ho detto l'ultima domanda, ma non era vero. L'ultima è: in Italia ci sono strutture, interventi, disponibilità sufficienti, allora, per affrontare questa realtà? Nel 2011 io e altri colleghi abbiamo fondato la Società Italiana per la DBT, che è una società oggi riconosciuta a livello internazionale all'interno di una rete mondiale, perché le dicevo prima che la DBT è la terapia più diffusa al mondo per il disturbo borderline, e noi stiamo facendo, in collaborazione anche con i nostri colleghi americani e anche di altre nazioni, una intensa opera di formazione dei terapeuti. Quindi possiamo dire che oggi ci sono molte più possibilità anche nelle strutture pubbliche, perché c'è una grande richiesta di formazione rispetto al trattamento di questi pazienti. Poi ci sono altre terapie che sicuramente hanno prove di efficacia, però sono meno diffuse, quindi nel corso del tempo si stanno sviluppando anche nei servizi pubblici. Chiaramente dovranno passare degli anni anche alla luce di quelle che sono le problematiche del Servizio Sanitario Nazionale, che ben conosciamo, per cui questo è un problema che non riguarda soltanto il trattamento delle problematiche psicologiche o mentali, che dir si voglia, ma un po' tutto. Però sicuramente oggi siamo in una situazione migliore rispetto a 10 anni fa. Grazie. Grazie a lei.